Orange.tv, collegatevi, Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Weekend pieno di emozioni, competizioni, velocità, questa tantissima, e di adrenalina, quello che abbiamo appena vissuto all'interno del tracciato austriaco del Red Bull Ring in occasione del World Series by Renault, campionato questo assolutamente di prestigio per il motorsport mondiale. Le nostre telecamere di Orange TV hanno seguito da vicino la categoria Formula Renault 3.5, vetture da oltre 530 cavalli e che si avvicinano tantissimo alle attuali Formula 1. Queste monoposto infatti sono il gradino appena inferiore alle tanto sognate Formula 1. In quel del Red Bull Ring abbiamo incontrato il driver veneto Riccardo Agostini, unico pilota italiano presente nella serie. Prima di andare a vedere come sono andate le cose, sentiamo subito Claudio Corradini, team manager Z Corse, squadra corse che ha dato fiducia in questa tappa austriaca al pilota padovano. In questo momento ci troviamo nel box Z Corse con Claudio Corradini. Insieme a lui vogliamo un po' svelarvi appunto come viene vissuto un weekend World Series by Renault. Ciao e buongiorno a tutti, benvenuti a Red Bull Ring e benvenuti al box di Z Corse. Come tutti i team della World Series abbiamo due vetture, solo due vetture sono ammesse per ogni team. Noi siamo molto felici di portare al debutto in questa gara Riccardo Agostini, grande promessa dell'automobilismo italiano. Siamo un team di licenza italiana, io sono italiano per cui ho un ulteriore significato patriottico in questo. Unico pilota italiano oggi? Sfortunatamente unico pilota italiano nella World Series e niente, cerchiamo di dargli il miglior attrezzo possibile. Chiaramente per Riccardo essere al debutto è abbastanza difficile con tutti gli altri ragazzi che stanno correndo qua già da almeno 5 mesi, quindi hanno molti chilometri sulle spalle e l'attrezzo che gli possiamo dare si costruisce in un lavoro di varie settimane, però si concentra in 3 giorni sul circuito. Il giovedì si monta, però veramente quando si fa sul serio è venerdì, sabato e domenica. Ecco, quindi sono appena terminate le libere 1 e abbiamo visto che comunque ci siete. Riccardo ha fatto bene. Sì, siamo contenti del primo approccio di Riccardo su questa pista, chiaramente c'è molto lavoro da fare e speriamo di poter progredire nel lavoro come si deve, perché è tutto un lavoro programmato che ovviamente può prendere varie direzioni a seconda delle indicazioni del pilota. Assolutamente, una grandissima esperienza per Claudio Corradini nel mondo del motorsport ad altissimi livelli, infatti è stato tecnico del cambio per Benetton, Ferrari, Barr, insomma tutte le squadre di Formula 1 più importanti le hai viste. Beh, se vogliamo mi manca la McLaren, però visto che sono stato praticamente sempre in competizione con loro non potevo pretendere di più, no? Sono già 32 anni che sono dentro al motor racing e sì, ho fatto le mie belle esperienze passate e adesso devo cercare di sfruttare tutte le mie esperienze a metterle a frutto per Z Corse. Quindi sicuramente Riccardo Agostini non poteva capitare in team migliore. Ora ti lasciamo andare perché sappiamo che qui di lavoro ce n'è sempre tantissimo. Volevamo solo fare un piccolo bilancio di questi weekend marchiati World Series, perché sappiamo che poi nel corso del weekend, e naturalmente poi ci aiuteremo con le immagini, più di 10.000 persone invadono le tribune. Sì, la formula della World Series by Renault è un'ottima formula perché è aperta a tutto il pubblico e quindi invoglia a una famiglia intera a poter venire ad un fine settimana, cosa che in una gara della Formula 1 non te lo puoi permettere. Tu hai preso in mano Riccardo Agostini da pochissime ore, naturalmente rispetto ai suoi avversari ha fatto pochi chilometri. Come lo vedi come pilota?
Allora, come pilota lo vedo molto maturo, intanto, ed è una cosa importantissima, perché una cosa che ho notato nei miei anni, i piloti che vanno forte normalmente sono più maturi rispetto alla loro età, quindi questo è già importante. Ha uno stile di guida suo, come tutti, ed è preciso, e molto... meticoloso. Sì, meticoloso, perfetto, molto meticoloso nelle sue cose, e questo è molto importante, perché per poter arrivare da una qualche parte bisogna lavorare con metodo. Inedito impegno quindi per Riccardo Agostini, che ha fatto il proprio debutto ufficiale nella Formula Renault 3.5 in occasione dell'appuntamento della World Series sul circuito austriaco del Red Bull Ring. Il padovano, come detto, si è infatti accordato con il team Zeta Corse, in cui ha preso di fatto il posto di Carlos Sainz Jr. Agostini è andato così ad affiancare tra le file della squadra di Claudio Corradini l'inglese Will Buller. Sei con un World Series Renault, macchina totalmente diversa dall'AutoGP a cui eri abituato a guidare. Sì, sicuramente una vettura completamente diversa. Per me, possiamo dire, la prima esperienza, anche se avevo potuto fare una giornata lo scorso anno con il team Draco ad Alcaniz. Sicuramente non facile come primo approccio ritrovarsi qui in gara direttamente con poco tempo a disposizione per capire come sfruttare al meglio la macchina. Comunque sto cercando di fare esperienza, di accumulare comunque nuove nozioni per cercare di aumentare il mio bagaglio di esperienza. Ecco, sicuramente possiamo dire che questa vettura è molto simile a un Formula 1. Ah, sicuramente è una vettura che ha molta aerodinamica, si può sfruttare appunto molto il carico in frenata, a metà curva, e ha delle caratteristiche tecniche che ti permettono anche di fare le curve molto, molto veloce, e quindi appunto per questo è difficile trovare il limite. Oggi durante le prove libere 1 hai fatto l'11° tempo a 7 decimi dai leader, che sicuramente hanno molta esperienza e hanno partecipato a tutto il campionato quest'anno e a alcuni anche a quelli degli anni precedenti. Cosa ti aspetti per le crono di domani e per la gara 1? Sì, le prove libere sono andate discretamente bene e per le crono di domani sicuramente sarà un po' più paritetica la situazione, in quanto partiremo tutti con gomme nuove, e quindi sarà lì la vera prima, diciamo, il vero primo confronto dove tutti potranno esprimersi al meglio e vedere realmente dove siamo. Sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni, www.iltuosognoinpista.it. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Ecco, finalmente l'ho trovato, stavo cercando su internet, eccolo qua, On Race TV, uno spettacolo,
la prima TV via web in onda 24 ore su 24 dedicata al motorsport. Ma chi me l'aveva detto? Ma il mio meccanico, l'arterio, quello che misura la pressione delle gomme. Oh, questo sito è uno spettacolo, questa TV. Qui hanno iniziato tutti, dall'Alonso, l'Alonso di Maiale, Schumacher, Barrichello, Badoer. Ma andiamo a vedere un po' il palinsesto, sono curioso, e anche i servizi che offre questo sito. Ma guarda un po', la Web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. OnRace.tv, hai capito? 24 ore su 24, canale tematico motorsport e non solo! Si trova di tutto, informazioni, gnocca di legno, ma gnocca c'è. OnRace.tv, vi aspetto, uno spettacolo, dillo anche te, uno spettacolo! Allora, lo dico no, uno spettacolo! In gara 1, scattato al comando, Sorensen ha sempre tenuto la prima posizione, mantenendo una notevole concentrazione quando per due volte è entrata la safety car. Successo meritato per il pilota che attualmente è inserito nel programma Junior Lotus. Bel secondo posto invece per un concreto Nigel Melker, che sembra aver imboccato la giusta via. Sul terzo gradino del podio, contento quasi come se avesse vinto, Magnussen. Quarto posto per Will Stevens di P1 by Stracca. Pick ha colto un ottimo quinto posto per AVF, mentre Buller ha regalato un'altra bella soddisfazione a Z Corse, dopo la quinta piazza di Mosca. L'inglese è risultato anche il primo tra i rookie, a punti Marlon Stockinger su Lotus, ottavo davanti ad André Negrao, autore di un primo giro incredibile. L'italiano di Z Corse, invece Riccardo Agostini, da 23esimo al via si è portato subito al 17esimo posto, ha poi perso due posizioni finché alla prima curva ha compiuto un bel sorpasso a Mattias Lein. Ma è andato largo, ha perso aderenza e si è girato. In gara 1 il Veneto si è quindi reso autore di un'ottima partenza in cui ha immediatamente guadagnato 7 posizioni portandosi 17esimo e lottando nel gruppo di centroclassifica prima di essere spinto sull'erba da un'altra vettura. Sicuramente sono riuscito a fare una buona partenza rispetto a quelle precedenti che facevo in AutoGP, ho guadagnato 5 posizioni, il ritmo era buono nei primi giri, dopo alcuni contatti hanno creato un po' di confusione nel gruppo davanti a me. Ho cercato di passare un pilota alla prima curva, poi mi sono trovato ad andare lungo e non avere grip sufficiente in pista in quanto ho preso un po' l'erba sintetica e quindi ho terminato la mia gara. Il format World Series sicuramente aiuta un po' di più i piloti, nel senso che se va male la prima gara comunque hai l'opportunità di rifarti se hai le potenzialità tecniche e velocistiche, quindi sono sicuro che per noi domani sarà un giorno migliore dove riusciremo a mettere in pratica l'esperienza accumulata in questi due giorni. Sorensen è stato impeccabile anche in gara 2, l'unico momento difficile alla ripartenza della safety car, quando Kevin Magnussen ha tentato l'attacco, ma senza successo. Magnussen, al via dalla seconda fila, ha superato Nigel Melker e si è tenuto ben stretto il secondo posto. Terzo in gara 2, Nigel Melker, come detto, che completa un ottimo fine settimana per se stesso e per Tech One. Gran prova invece di Sergei Sirotkin. Buller saluta l'Austria con un sesto e un quinto posto che gratifica il lavoro del Team Z. Stevens ha chiuso sesto, bene Marlon Stockinger, buona prova invece di Nico Müller della Draco, ottavo. Riccardo Agostini si è riscattato in corsa dopo una difficile qualifica. È stato l'ultimo a effettuare il cambio gomme e ha segnato ottimi tempi sul giro, quinto crono assoluto, che gli hanno permesso di rientrare in pista 14esimo. Grande rimonta quindi da ultimo. Per un paio di giri è stato anche in seconda posizione.
In gara 2 Agostini ha quindi interpretato la corsa come doveva, ottenendo alla fine il quinto giro più veloce, attestandosi costantemente sui tempi dei primi, effettuando un pit stop perfetto ed arrivando a lottare per le prime 10 posizioni, prima di avere un contatto con un avversario e di ritirarsi con una sospensione KO. Da segnalare che il driver padovano ha fatto siglare il best time della gara assoluto nel secondo settore. Molto significativo anche il fatto che per alcuni giri è stato in seconda posizione. Soddisfazione anche nel team quindi, che ha indubbiamente apprezzato il lavoro svolto da Riccardo nel corso di tutto il fine settimana. Analisi sicuramente positiva di gara 2 per Riccardo Agostini in questo weekend caldo a Red Bull Ring, dove sei uscito quando mancavano 8 minuti, però c'è da segnalare che partendo ultimo hai fatto una grande rimonta, avete prolungato il pit stop, e da segnalare questo strepitoso best lap nel secondo settore. Ma sicuramente sono più contento rispetto a come sono andate le qualifiche. L'obiettivo era quello di migliorare più la prestazione sul giro, essendo un po' più veloci rispetto a questa mattina, più che ottenere un risultato finale di rilievo. Ecco, Riccardo Agostini dovete sapere che è in partenza per Miami, adesso noi lo invitiamo a salire in macchina e a salutarci, e buona partenza, divertiti a Miami e ci vediamo al tuo rientro. Grazie Ricky! Bring the action. Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2014. Vieni a correre nel tempio della velocità di Monza, non farlo in strada. Il piacere di avere la tua casa al lago, l'emozione del benessere a 45 minuti da Milano e a 15 minuti da Bergamo. In piccola palazzina di sole 6 unità abitative, circondata dalle verdi colline della Val Cavallina e a pochi minuti dal Lago d'Endine. Vi proponiamo appartamenti al primo piano, con ingressi indipendenti, ampi loggiati, giardini di proprietà esclusiva e villette di testa con piscina privata. Il nuovo complesso residenziale è caratterizzato da finiture di pregio, cura e attenzione ai dettagli, armonia della struttura architettonica e soprattutto dall'utilizzo di materiali di primissima qualità. Alcuni esempi di finiture? Cappotto esterno, serramenti in legno con doppio vetro, videocitofono, antenna satellitare, sanitari sospesi, cassetta di sicurezza, riscaldamento a pavimento e impianto antifurto. La cornice delle colline che si specchiano nel lago, la tranquillità e la bellezza del paesaggio che si può ammirare dalla residenza L'Oleandro fanno da sfondo alla vostra nuova casa. Esempio di alta qualità e garanzia di investimento per il futuro.
Presso il meraviglioso circuito di San Martino del Lago, in provincia di Cremona, il tuo sogno in pista ha organizzato una giornata incentive per l'azienda Dalma S.p.A., che si occupa di costruzioni immobiliari da ben 22 anni. Nell'intensa e ricca giornata di attività legate al motorsport, tutti gli ospiti invitati dall'azienda bergamasca hanno potuto sentirsi veri piloti per un giorno, guidando una performante Lotus Exige 240R da 240 cavalli di potenza per un peso di 930 kg. Gli ospiti, inoltre, hanno provato il simulatore di guida Red Bull, disputando una vera e propria gara a tempo, e più fortunati si sono anche calati nell'abitacolo delle Formule Renault 2.0, griffate sempre il tuo sogno in pista e messe a disposizione dal team AP Motorsport di Andrea Barbieri. Una giornata sicuramente molto adrenalinica e divertente, vissuta all'insegna della velocità e delle emozioni, che è partita alle ore 8.30 per terminare alle ore 17, con le premiazioni e la consegna degli attestati a tutti i partecipanti. Solo la foto di gruppo e la pausa pranzo, organizzata con tanto di catering nel raffinato ristorante del tracciato, ha fatto spegnere per un po' i motori. Organizzare giornate incentive in pista significa vivere indimenticabili momenti di forte impatto emotivo e di fidelizzazione da condividere con partner di lavoro, clienti e amici. Sentiamo ora le parole di Marco Chiari, titolare dell'azienda Dalma S.p.A. Buongiorno a tutti, ci troviamo in compagnia di Marco Chiari, titolare dell'azienda Dalma S.p.A. Allora Marco, di cosa si occupa la tua azienda? La nostra azienda è un'azienda di famiglia immobiliare dove realizziamo costruzioni nella zona del Lago di Iseo. Oggi ci troviamo in questa bellissima pista, abbiamo voluto fare un omaggio a tutti gli amici e collaboratori dell'azienda. E niente, ho voluto fare un regalo diverso dal solito, regalandogli un giorno di competizione in pista. E come mai avete voluto fare una giornata incentive proprio qua? In collaborazione con Riccardo Scarlato, che è un carissimo amico, ci ha proposto questa giornata e abbiamo scelto questa pista nuova, molto bella tra l'altro. Io non l'ho mai vista e abbiamo deciso di fare questa giornata proprio in questa pista nuova. La giornata, come detto, è partita alle ore 8.30 con un briefing iniziale dove sono state illustrate le attività ed il programma. Il rombo della Lotus ha iniziato subito a farsi sentire, dando vita all'inizio dei turni di guida, dove il primo giro è stato effettuato per tutti gli invitati dal nostro istruttore Irish Scarlato, che ha spiegato le caratteristiche della vettura, le traiettorie da impostare e le marce con cui percorrere le curve del tracciato, lungo ben 3.450 metri. Quindi non abbiamo controlli di trazione, quindi è una macchina veramente molto leggera, l'approccio è come se tu dovessi salire un po' sul bagnato. Iniziare per poi salire, e saliamo in crescendo, magari teniamo il primo o anche il secondo turno un attimino per capire come gira la pista, per poi divertirci un po' di più sul continuare della giornata. Sentiamo ora a caldo alcune delle dichiarazioni da parte degli invitati appena effettuata la guida in pista. La sensazione è molto bella, all'inizio molta prudenza anche perché è la prima volta che faccio una corsa in pista con una macchina da corsa, quindi ero molto cauto visto che la pista è anche ancora un po' fredda, un po' ghiacciata, però poi con i consigli del navigatore vuol dire che prendi sicurezza molto velocemente e poi la macchina ti invoglia giro dopo giro a insomma, cercare un po' di andare sempre un attimino di più, capire quali sono i tuoi limiti e poi la cosa comunque è molto piacevole insomma. Ti piacerebbe rifarlo? Sì, sicuramente sì.
Sì, non sono andato molto veloce perché è la prima volta che vado in pista, quindi va bene, però è una bella emozione. Ero già stato con la mia auto, ma è tutta un'altra cosa davvero. Cioè, allora ti sei divertito? Sì, divertito da morire. Poi con i consigli del pilota è... si gira meglio, diciamo. Ti piacerebbe rifarlo? Sicuramente sì. È stata un'esperienza molto bella, molto interessante per noi che siamo abituati magari a un'attività meno frenetica, e quindi davvero una bella giornata e ringrazio gli organizzatori per tutto quello che ci hanno fatto provare. Credo tutto bene, ho visto i partecipanti molto contenti dell'evento, abbiamo mangiato, che è sempre una cosa importante, molto bene anche qui, penso siano tutti divertiti e con Marco abbiamo pensato questa giornata diversa dal solito per ringraziare tutti i nostri collaboratori dell'azienda. È un'esperienza che pensate di ripetere? Sì, penso che sia una cosa fattibile, valuteremo nel tempo come meglio organizzarla ancora. Meglio... Speriamo, dai. Quindi. Grazie mille. Grazie e auguri a tutti di Buon Natale. Bellissimo ringraziamento per questa bellissima giornata fatta di passione, convivialità e velocità, va sicuramente fatto all'azienda Dalma SPA nelle persone di Marco Chiari e Lorenzo Sanvito. Un grande grazie anche a tutti gli ospiti intervenuti per la loro simpatia e gentilezza. Grazie a tutto lo staff del Tuo Sogno in Pista, a partire dall'istruttore di guida Irish Scarlato, proseguendo con il bravissimo Luca Alberti e le sue collaboratrici, che hanno fatto divertire tutti con il loro simulatore professionale Red Bull, ed inoltre agli operatori TV e foto, che hanno immortalato tutti i momenti salienti. Grazie anche ad Andrea Barbieri, titolare del professionale team AP Motorsport, che ha messo a disposizione e fatto provare le formule Renault 2.0, marchiate Il Tuo Sogno in Pista, e a David Fumanelli, pilota di GP3, ed oggi nostro coach, che ha fornito utilissimi consigli di guida a tutti i nostri piloti. Un ringraziamento particolare anche a tutto lo staff del circuito San Martino del Lago di Cremona e a tutte le miss intervenute durante la giornata. Race.tv, collegatevi, parole di Oriano, uscito da Sboroni.